Uomo disperso a buon convento, ricerche ancora in corso. Scott, finanziamento di 12 milioni revocato, Saccardi tranquillizza. Centro convegni al Santa Maria della Scala, la storica Piccinni dice idea ottima, ma Siena costa. Per lo sport la Robur supera in scioltezza con un tris l'Alessandria. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Proseguono senza sosta le ricerche di Fabrizio Mandorlini, il 51enne di Buonconvento, disperso ormai da alcuni giorni. Oltre a carabinieri e vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montalcino, stanno operando anche l'elicottero Drago del nucleo vigili del fuoco di Arezzo, personale del nucleo sommozzatori di Firenze e personale del nucleo cinofili proveniente da Livorno e Siena. Tutti i dettagli nel servizio di Andrea Radi. Grande dispiegamento di forze a Buonconvento e zone limitrofe alla ricerca di Fabrizio Mandorlini, il 51enne residente proprio a Buonconvento, disperso da giovedì. L'uomo si sarebbe allontanato da casa senza fare più ritorno, lasciando tutte le cose nella sua abitazione. Lanciato l'allarme, si è immediatamente messa in moto la macchina delle ricerche, con in testa vigili del fuoco, personale del nucleo sommozzatori di Firenze e personale del nucleo cinofili proveniente da Livorno e Siena, oltre all'elicottero Drago del nucleo vigili del fuoco di Arezzo. L'uomo, scomparso senza lasciare tracce, sembra essere stato visto venerdì a Roma intorno all'ora di cena, ma la notizia non è stata confermata. Intanto, in piazzale Garibaldi è stato allestito H24 il centro operativo di soccorso. Parliamo dell'ospedale delle Scotte di Siena. Per il momento non sarà realizzato il nuovo blocco operatorio che doveva essere finanziato con 12 milioni dalla Regione Toscana. Dopo l'annuncio di Giovannini, le rassicurazioni da parte dell'assessore Saccardi. Il servizio di Simona Sassetti. L'annuncio è arrivato venerdì con un comunicato del DG dell'azienda ospedaliera Valterio Giovannini, ufficializzando la revoca del finanziamento per l'azienda ospedaliera universitaria senese relativa alla realizzazione di un nuovo blocco operatorio. I finanziamenti revocati, pari a circa 12 milioni di euro, restano comunque alla Regione Toscana e potranno essere rassegnati conseguentemente all'ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena, con un nuovo progetto a cui l'azienda ospedaliera universitaria senese sta già lavorando. Giovannini aveva anche spiegato che la notizia non ci coglie impreparati. Al lato dell'insediamento della nuova direzione aziendale alla fine del 2017 eravamo stati informati che il finanziamento per la realizzazione di un nuovo blocco operatorio doveva essere revocato. Il vecchio progetto, spiegato Giovannini, prevedeva la demolizione e ricostruzione di un edificio in prossimità del DEA, da tempo affittato in parte ad Estar per deposito e in parte per la farmacia aziendale. Stupita l'assessore comunale alla sanità Francesca Polloni, che non era stata informata della possibilità della revoca di un finanziamento del quale si è parlato come certo fino a qualche mese fa. Anche l'assessore Stefania Saccardi interviene sulla revoca. Il finanziamento di 12 milioni è stato revocato dal Ministero insieme ad altri finanziamenti destinati ad altre regioni perché non era possibile rispettare i tempi richiesti per l'aggiudicazione della gara. In modo informale, il precedente governo aveva dato assicurazioni sulla possibilità di recuperare tali risorse in un momento successivo. Ci auguriamo quindi che questo governo voglia riattribuire immediatamente le risorse alla Regione Toscana. E su questo, afferma Saccardi, ci aspettiamo che anche l'amministrazione comunale voglia dare una mano al di fuori del finanziamento sugli investimenti previsti dalla legge finanziaria. In ogni caso, assicura Saccardi, se il governo rifiutasse di ripristinare il finanziamento previsto, la Regione Toscana garantirà la copertura di quanto il Ministero si è ripreso nel momento in cui saranno attribuite alla Regione Toscana le risorse per gli investimenti previsti in finanziaria. Quindi l'azienda ospedaliera universitaria senese potrà contare, come sempre, sull'impegno della Regione Toscana per migliorare e far crescere l'ospedale, che esprime qualità, professionalità di grande valore, ma non solo per Siena, per tutta la regione. Ancora un caso di atleta defibrillato durante una gara di nuoto. Dopo la tragedia della scorsa settimana, dove durante una gara di nuoto appunto è morto l'atleta lucchese Alessandro Natali, nel weekend un altro caso è avvenuto nella piscina di Colle Valdelsa. Una donna di Pontedera di 47 anni, dopo una gara delle finali regionali del Master alle piscine di Colle Valdelsa, si è sentita male accasciandosi a bordo vasca, accusando un arresto cardiaco.
immediatamente soccorsa, è stata rianimata dall'ambulanza già presente e poi dal medico del 118 che è appunto arrivato sul posto e si è fortunatamente ripresa. Primo soccorso dunque fondamentale, come però è fondamentale anche la manutenzione del defibrillatore, come ci ha ricordato ai nostri microfoni Enrico Petrini, il presidente della Croce Rossa di Siena. Il defibrillatore è una macchina importante, utile, ottima per un'emergenza, una rianimazione, però bisogna controllare sempre che sia efficiente. Infatti lo strumento, quando è a posto nelle varie strutture sportive o anche a giro per la città, emette un segnale, emette una lucina, emette un colore che indica lo stato operativo o non operativo. Quindi c'è bisogno intanto che i preposti a questi strumenti facciano un buon uso di controllo, che il macchinario sia sempre efficiente, pronto per quando, speriamo mai, succeda questi casi. Quindi in primis è importante la manutenzione. È una manutenzione che non può fare il preposto, non la può fare nessuno, perché sono macchinari che vanno fatti visionare e revisionare dalle ditte specializzate, in collegamento anche con i 118 per discorso di memoria dentro che registra l'intervento e tutto, però il macchinario, una volta efficiente, si serve, è lì pronto per questa cosa. Sono macchine elettriche, quindi ci sta che anche se il DAE è in maniera ottimale, luce verde, quindi si può guastare, non è detto che sia eterni, però un buon controllo è una cosa importante, qualitativa. Cambiamo argomento, la protesta dei pastori sardi, l'avete sentito in tutti i TG nazionali, è arrivata anche a Siena, versati 15.000 litri di latte sulla cassia da parte di oltre 300 allevatori di origine sarda provenienti da tutto il centro Italia. Ce ne parla Lorenzo Agnelli. Disputata questo weekend la 10ª edizione del Rally della Val d'Orcia, organizzata dalla Radicofani Motorsport, ha visto più di 70 equipaggi esibirsi lungo un percorso globale di 180 km, tra la campagna e l'asfalto di Radicofani e San Casciano dei Bagni, nell'estremo sud della provincia. Oltre però alla gara, quello che ha fatto più notizie è stata la protesta, non contro l'evento stesso, ma una protesta di pastori che anche da Siena vuole dare un segnale di solidarietà ai pastori sardi produttori di latte. Sono arrivati in 300, quasi tutti allevatori di origine sarda, per dare sostegno alla battaglia sul latte lanciata dai colleghi che hanno aziende sull'isola. Ieri mattina la cassa è stata inondata da 15.000 litri di latte gettati sull'asfalto dai 300 bidoni, ognuno contenente 50 litri di latte. Asfalto bianco dunque e conseguenti disagi al traffico. Una protesta pacifica però da parte dei 300 manifestanti che non hanno bloccato la manifestazione sportiva, ottenendo anche la solidarietà sincera dei partecipanti al rally. Dalla Sardegna è partita la protesta, che pare essere solo all'inizio, finalizzata a riconoscere tra le varie problematiche del settore essenzialmente l'aumento del prezzo del latte. Oggi veramente troppo basso, non sufficiente neppure a coprire le spese che devono sostenere gli allevatori. Hanno aderito allevatori arrivati da gran parte del centro Italia, da Siena, da Perugia, da Terni, da Viterbo, da Grosseto, da Roma e addirittura dalle Marche. Insomma, sulla cassa si è sostenuta la manifestazione degli allevatori sardi che operano lontani dalla Sardegna, ma sempre assai legati alla loro terra, alle problematiche degli storici allevatori di pregiato latte. Latte che è stato gettato non con disprezzo, ma per ottenere rispetto e l'attenzione dovuti. Un segnale forte di una protesta che vuole solidarizzare con i colleghi della Sardegna, aiutare gli allevatori e la zootecnia italiana perché il lavoro sia sostenibile e garantisca la sopravvivenza. Una protesta che ha tutta l'intenzione di non fermarsi qua e dare una scossa al sistema per sostenere gli allevatori sardi italiani che sono in grande difficoltà. Più sicurezza stradale, mobilità e stop ai morti per strada. Lo chiedono i partecipanti alla passeggiata slow organizzata sabato scorso dagli abitanti della Coroncina che si sono diretti fino a Piazza del Campo all'insegna del camminare e andare in bici in sicurezza. Un lungo serpente umano con bambini e due cani ha accompagnato la passeggiata proprio fino al centro di Siena. La parola al comune per raccordare i quartieri fuori le mura con il centro. Questo hanno detto i presenti. Sentiamo il servizio.
da molto tempo come quartiere, non solo di Coroncina ma di tutta la zona a sud di Porta Romana. Ci stiamo domandando come fare ad arrivare a piedi in centro e molti di noi stanno seguendo con attenzione gli aspetti della sicurezza sulla strada Cassia e anche di via Piccolomini. Questa passeggiata è una passeggiata pacifica che vuol proporre un'attenzione non solo all'amministrazione comunale ma a tutti i cittadini verso questa esigenza di sicurezza nel muoversi, nell'aspettare l'autobus, ma anche semplicemente per andare a fare ogni tipo di azione quotidiana che prevede la percorrenza su una strada ad alto scorrimento come questa della Cassia. Noi siamo quelli che si sono resi conto prima di altri che manca qualche cosa nell'immediata periferia di questa città, perché riuscire a camminare in alcuni punti di Siena, nell'immediata periferia di Siena, è veramente difficile, veramente rischioso. È da tempo che maturava questa voglia di cercare di far capire a qualcuno che forse c'è da realizzare qualche infrastruttura facile, semplice, come può essere un marciapiede, una pista ciclabile, e con l'aiuto, diciamo, con la vicinanza degli abitanti della Coroncina abbiamo sfruttato l'occasione per cercare di sollevare questa comunione di intenti. In occasione del giorno del ricordo, sabato a Siena si è tenuto un corteo per ricordare i martiri delle foibe. L'iniziativa è stata organizzata dal Comitato 10 febbraio, presenti anche diversi esponenti della maggioranza, tra cui i consiglieri comunali Bernardo Maggiorelli e Maurizio Forzoni. Il servizio. Questa è un'iniziativa quest'anno che con grande nostro piacere è patrocinata dal Comune, partecipano vari consiglieri comunali e anche alcuni assessori. Per noi è una grande soddisfazione, perché questo è comunque un giorno del ricordo. Anche il prefetto ci ha chiesto di commemorare questo giorno. Si parla di cittadini italiani che sono stati uccisi al termine della Seconda Guerra Mondiale e che meritano di essere ricordati al pari di qualunque cittadino italiano che è stato ucciso in circostanze particolari. Questo evento sarà una semplice marcia che da Piazza Matteotti arriverà fino a Palazzo Comunale, Piazza del Campo, e come ha già detto anche il collega è giusto ricordare i morti perché non sono né di serie A né di serie B, come ho già detto anche con il collega Magrini a Buongiorno Siena nell'intervista di settimana scorsa. E niente, questa è un'occasione storica perché comunque per la prima volta il Comune ha concesso il patrocinio, come ci ha ricordato anche il Presidente Mattarella oggi, è una data che va ricordata, non a caso giorno del ricordo. Si avvicina a Siena l'apertura all'interno del Santa Maria della Scala del centro convegni per sviluppare questo tipo di turismo. Nasce l'ufficio comunale per i convegni, ne abbiamo parlato nella nostra trasmissione di sabato con la storica Gabriella Piccinni. All'interno di Santa Maria della Scala dei convegni, dei congressi, dentro a degli spazi adeguati. Il problema è che a Siena costano parecchio, posso dire, io ogni tanto organizzo dei convegni in giro per il mondo devo dire che Siena costa, costa a chi organizza un convegno, costano gli alberghi, costano i catering, costano tutto, però insomma diciamo tutto si può fare, non mi piace chiamarlo turismo, a me questo mi piace più chiamarlo, non so, non saprei come, non c'è bisogno sempre di un'etichetta. La convegnistica certo è una cosa che per Siena può essere un elemento forte, però ci vuole un po' un'organizzazione, suppongo, certo, ma ce l'avranno in testa. Un centro congresso. Sì, no, ma penso ci avranno qualcosa in testa. Naturalmente che cosa ci vuole? Ci vuole una struttura in cui poi ci sia la possibilità di fare, che so io, traduzione simultanea, dirette streaming, cioè tutta la struttura che sta dietro, la struttura di supporto che sta dietro a un'organizzazione, a un convegno. La stessa Gabriella Piccinni ha anche commentato le vicende relative al Santa Maria della Scala, dall'uscita di scena di Daniele Pitteri all'attesa per il nuovo direttore. Sentiamola. Vabbè, per quello che mi riguarda, la collaborazione alla grande mostra Ambrogio Lorenzetti, che credo sia stata veramente da prendere a modello, perché
Ha funzionato, certo, perché Ambrogio è un grande, voglio dire, ci mancherebbe, perché quelli che hanno scritto, hanno studiato, erano qualificatissimi, ma perché lì ha funzionato proprio la sinergia a livello del territorio. Allora c'era il comune, c'era l'università, c'era il Santa Maria della Scala, c'erano le altre istituzioni, c'era la fondazione, insomma un po' tutti, le soprintendenze naturalmente. Ecco, Pitteri ha consentito questo momento, per me è stato importante, così come è stato importante aver portato in fondo la biglietteria unica, mi sembra un dato tecnico, ma è stato molto importante la biglietteria insieme al Duomo di Siena, che noi avevamo queste schiere di persone che andavano dentro il Duomo e non entravano dentro Santa Maria, adesso entrano. La politica deve scegliere, io rivendico il fatto che la politica scelga, perché per me politica non è una parola negativa, è una parola positiva, quindi avere un'idea politica vuol dire portare avanti un progetto. Ora bisogna vedere se questo progetto io penso che faranno delle scelte mi auguro che facciano delle scelte sul terreno della competenza, perché quell'edificio ha bisogno di persone competenti. Certo. Sabato scorso si è tenuta anche a Siena la giornata di raccolta del farmaco, un'iniziativa che permette la distribuzione di farmaci a enti caritatevoli del territorio. Sentiamo di cosa si tratta. La giornata raccolta del farmaco è quella giornata nella quale gli enti locali che hanno bisogno di farmaci si ricevono, grazie ai volontari, i farmaci dalle farmacie che aderiscono a questa giornata di raccolta. Quest'anno abbiamo nella provincia di Siena 21 farmacie che aiutano 10 enti e un centinaio di volontari oggi. Una famiglia normale in Italia spende 700 euro per i farmaci, una famiglia povera 117. Per cui siamo qui a aiutare queste famiglie povere. Ringraziamo Federfarma per la collaborazione in questa giornata di raccolta del farmaco, anche perché questo gesto si sostiene soprattutto per il contributo fondamentale che danno le farmacie che aderiscono, che sono davvero i primi donatori di questa giornata. La farmacia ovviamente ha aderito a questo progetto perché crede fortemente, già vediamo quotidianamente persone che vengono e che sono anche in difficoltà e che hanno necessità di farmaci, a volte dato il costo sono tenuti e costretti forse a lasciarli. Crediamo e aiutiamo quotidianamente con dei forti sconti a volte per persone in difficoltà, ma quello che mi ha colpito poi personalmente è che le persone che sono venute e sono passate oggi dalla farmacia hanno acquistato soprattutto farmaci per i bambini. Aderire a tutto questo progetto, ovviamente anche a noi ci viene chiesto di contribuire con un ingresso, e noi l'abbiamo fatto volentieri appena insomma siamo venuti a conoscenza di questa iniziativa. Ci è piaciuta molto e ci dispiace di non averlo fatto prima. A Siena la giornata di raccolta del farmaco, che avete visto in questo servizio, ha goduto del patrocinio del Comune di Siena. Sentiamo a tal proposito l'assessore Francesca Polloni. Non avremmo potuto fare diversamente, sia per l'iniziativa in sé e poi perché la bontà di questa iniziativa, la spendibilità, l'essere un'esperienza ormai strutturata, ben pensata, vede anche l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Quindi non che questo sia indice di bontà in sé del progetto, ma è veramente il progetto in sé che è ben studiato, fattibile, che dà enormi frutti in una società che sul piano economico è profondamente mutata e che quindi deve passare, anche per quanto riguarda gli enti pubblici, dal principio di solidarietà a quello di sussidiarietà. Quindi perché non aiutare gli enti del terzo settore e chi si muove appunto in atteggiamento solidale nei confronti di coloro che hanno difficoltà a spendere per tutelare la propria salute? Oltre 14 milioni e 200 mila euro destinati al sostegno delle imprese. Questa è la fotografia dell'attività della finanziaria senese di sviluppo durante il 2018 appena concluso. Il servizio di Simona Sassetti.
Altri 14 milioni e 200 mila euro destinati al sostegno delle imprese del territorio della provincia di Siena durante il 2018 per un totale di 197 interventi. Si tratta di imprese di tipologie diverse, artigianali, commerciali, industriali, che hanno scelto di continuare ad investire e crescere. Tra tutte le pratiche sostenute da Fises durante il 2019, ben 55 sono state destinate a nuove attività per un importo totale di oltre 3 milioni e 500 mila euro. È la fotografia dell'attività della finanziaria senese di sviluppo durante il 2018 appena concluso. Sono dati in linea con le potenzialità, dice il presidente Massimo Terrosi, che dimostrano come tantissime aziende si rivolgono alla nostra finanziaria con motivazioni diverse che vanno dall'investimento all'avvio di impresa, come accade soprattutto nel contesto dei Plan Fond per l'imprenditoria giovanile e femminile, ma non solo. Sono numeri che dimostrano anche la capillarità delle risposte che la finanziaria è capace di dare nei diversi settori in tempi velocissimi. Fises investe su tutti i territori della provincia di Siena. Guardando le percentuali, nel 2018 l'area urbana di Siena è quella dove si è avuta la maggior parte degli investimenti, il 49,29% del totale. Poi segue l'Alta Val d'Elsa con il 15,01%, la Val di Chiana con l'11,77%, la Val d'Arbia con il 10,04% del totale, la Val di Merse con il 5,60% del totale, la Miata e Val d'Orcia con il 4,72% e il Chianti con il 3,57%. Del totale. Ci spostiamo adesso in Val d'Elsa, Poggibonsi colpita dalla crisi del camper. A rischio ci sono circa 100 contratti a termine. Ce ne parla Fabio Cameli della FIOM CGL. Allora, la situazione del camper Istria è abbastanza grave ora. Si va a parlare dei non rinnovi contrattuali che si hanno nelle due aziende, cioè SEA e Trigano Spa. La cosa molto grave è che negli ultimi anni si è dato la possibilità all'azienda di avere lavoratori precari in numero molto ma molto alto, e oggi se ne paga le conseguenze quando c'è stata una flessione del mercato. A oggi i numeri dei non rinnovi dei contratti a termine si va nei 60 unità in SEA e 35 in Trigano Spa, su un totale di 176 contratti a termine. Però noi ci impegneremo per far sì che i numeri siano molto più bassi e, se fosse possibile, poter reintegrare tutti i lavoratori. Una lotta sindacale dura, però allo stesso tempo è una lotta sindacale causata dagli errori fatti negli anni passati per concedere troppo alle aziende, concedere troppo tempi determinati. Bisognava che fosse stata fatta una politica di mettere a contratto a tempo indeterminato i contratti in essere molto prima, non aspettare 36 mesi come era prima. In addirittura d'arrivo la conclusione dei lavori della rigenerazione di Piazza Mazzini a Poggibonsi. Il sindaco Bussagli ai cittadini: spazio per corrette relazioni. Sentiamo Filippo Tecce. L'opera è sostanzialmente finita, uno spazio che finalmente è riqualificato, che insomma ha una funzione diversa rispetto a quella che ha avuto finora, non solo uno spazio di attraversamento per i poggimonzesi, ma uno spazio che torna ad essere anche un luogo di incontro per le persone, di avvicinamento diciamo al centro storico della città. È un punto di accoglienza vero per chi raggiunge Poggibonsi e la Val d'Elsa col sistema del trasporto pubblico. Abbiamo cercato di contenere diciamo i disagi al massimo. L'obiettivo prossimo è quello di riportare l'approdo del trasporto su gomma dentro la piazza, che sta causando l'attuale spostamento in via Montenero e su parte di via Trento qualche disagio, perché ha ridotto il numero dei parcheggi. Contiamo nei prossimi giorni, sono sistemate e ultimate alcune opere più piccole, di recuperare anche questo spazio. Ma i tempi di lavoro per un'opera così grande, che interessa uno spazio grande nel cuore della città, tutto sommato sono stati tempi ridotti, siamo abbondantemente sotto l'anno di lavoro.
Si avvicinano le amministrative anche ad Abbadia San Salvatore, dove il PD sembra essere diviso rispetto al nome del candidato da presentare. Non tutto il partito sembra convergere sul nome del sindaco uscente, Fabrizio Tondi. Il servizio di Francesca Campanelli. La notizia non è ancora ufficiale, ma probabilmente il centrosinistra di Abbadia San Salvatore, nella Miata senese, cambierà carta per la partita delle amministrative di maggio. Lo stesso PD, infatti, si sarebbe spaccato sul nome del sindaco uscente Fabrizio Tondi, per molti anni dottore nell'ospedale cittadino e tra i fondatori dei comitati ambientalisti amiatini. Sono decisioni di queste ore, che credo proprio stasera, domani, dopodomani, non so. Comunque è una questione ancora aperta per coloro che devono discutere la situazione. Io devo vedere ovviamente anche io tutte le mie cose. È una fatica enorme, grande, un sacrificio familiare, un impegno costante, continuo, un aggiornamento, viaggi avanti e indietro, Siena, soprattutto Firenze, e quindi presenze costanti in tutti gli eventi. Quindi è una situazione che va verificata con attenzione. Apriamo la nostra pagina sportiva. Vince e convince il Siena, che supera per 3-1 l'Alessandria al Rastrello, conquistando 3 punti importanti. Adesso la squadra è tornata a prepararsi in vista della sfida di mercoledì in trasferta a Cuneo. Sentiamo Andrea Radi. Bella vittoria al Rastrello per la Robur, 3-1 all'Alessandria grazie alle reti di D'Ambrosio, Aramo e Gliozzi. 3 punti importanti che spingono i bianconeri in quinta posizione in classifica. Una squadra che vuole far bene, che vuole migliorare e deve dare continuità ai risultati. E a volte anche i pareggi che ti danno un punto solo ti portano continuità e autostima e ti permettono di lavorare con serenità durante la settimana. Noi lavoriamo per cercare di dare un'organizzazione alla squadra, per cercare di sapersi in ogni situazione di gara e contro ogni avversario di sapersi muovere in funzione di quello che fanno gli avversari, e questo secondo me lo facciamo abbastanza bene, nel senso che l'opposizione in fase non possesso è quasi sempre ordinata e abbastanza efficace. Per quanto riguarda il discorso dei gol che stiamo facendo, è vero, è un buon momento, riusciamo a dare continuità anche in fatto di gol, però io credo che tutti possano ancora far meglio. Io non sono contentissimo, non sono contento di quello che stanno facendo, nel senso che vedo ancora in loro margini di miglioramento anche a livello individuale, quindi anche gli attaccanti non devono mai sedersi, stanno lavorando tantissimo per la squadra, ma questa è una richiesta normale, stanno facendo bene, questo è innegabile, però io credo che possano fare tutti ancora meglio. Si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Siena la partita amichevole della nazionale italiana Under 19 contro i pari età della Francia, in programma per mercoledì 13 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15. Testimonial di questa iniziativa Bernardo Corradi, che questa mattina, prima della conferenza stampa di presentazione, si è recato alla scuola Jacopo della Quercia e uno dei giovani studenti lo ha intervistato. Sentiamo. Perché secondo lei è un buon motivo venire? È un buon motivo venire perché insomma la nazionale italiana non è che sia venuta spesso a Siena, quindi è giusto che con l'aiuto, come dicevo prima, dell'amministrazione comunale del Siena Calcio, che hanno dato il loro benestare a questa organizzazione, speriamo ci sia una tribuna piena, perché poi chi guarda e così e cerca di giudicare anche la risposta di una comunità, di una città alla presenza della nazionale, visto che la nazionale è un bene di tutti. La risposta deve essere molto positiva, speriamo di riuscire a organizzare altre partite della nazionale. Oggi tocca la 19, magari un domani può venire la 20, verrà la 21, il sogno sarebbe portare un giorno la nazionale A, però insomma, perché non avere un sogno e perseguirlo? Voi siete giovani, è giusto che abbiate un sogno, il nostro sogno, almeno il mio sogno da senese, sarebbe quello di un giorno portare la nazionale A. Per noi è un grande onore ospitare qui la nazionale Under 19, perché è un segnale anche da dare ai nostri giovani per l'importanza dello sport, sia per la formazione, non solo fisica, come dico sempre io, ma anche
anche la formazione proprio della persona, perché io che ho fatto 20 anni di agonismo, anche per me è stato così, per cui mi auguro che questo possa essere un evento che ci possa aprire poi la strada verso altri eventi di questo tipo anche in futuro, soprattutto per quanto riguarda Siena città dello sport nel 2021, per cui è un evento per noi importante, è importante che sia stata scelta questa città e mi auguro che non sia un evento spot, ma che si possa iniziare una proficua collaborazione nel futuro. Adesso il basket, lawn sharing Menzana non riesce a invertire il trend negativo lontano dalla palestra e anche a Trapani si arrende con il punteggio di 96-82, fallendo così il sorpasso alla 2B Control. I biancoverdi di coach Moretti restano infatti fermi a quota 17 punti, mentre i siciliani con questo successo salgono a quota 20. Sentiamo Andrea Radi. Niente da fare per lawn sharing Menzana, che a Trapani lotta ma cede alla 2B Control per 96-82. Non bastano i 20 punti di Lupusor e i 17 di Morais. Abbiamo fatto una partita molto solida, molto forse volevamo l'unico nero di una partita che abbiamo giocato, a mio avviso, in maniera eccellente, di aver non avuto la giusta attenzione in alcune situazioni, tipo i secondi tiri, abbiamo concesso troppe seconde opzioni e un paio di palle perse troppo determinanti che hanno concesso di punti facili, e soprattutto nel momento in cui potevamo avvicinarci ancora di più fino alla partita, quei punti facili concessi ci hanno tolto noi la possibilità di avvicinarci, ovviamente c'è molto l'intento di prendere fiducia, di prendere un respiro, quindi poi alla fine non siamo riusciti a rimanere a quella distanza che serviva per inserirli e per rimettere in discussione anche il risultato. Ci siamo presentati a Trapani senza rispetto al roster iniziale, senza i nostri due centri o comunque i nostri due giocatori interni di inizio stagione, l'ultimo defezione della settimana, assolutamente sì, l'aspetto tecnico ha inciso sul fatto che per coprire certe situazioni tecniche di vicino al ferro abbiamo dovuto scoprire il perimetro e sinceramente ci hanno fatto molto più male tiri da 3 punti aperti che abbiamo concesso. Adesso il volley tiebreak fatale alla Emma Villas Siena, Sora vince per 3-2, coach Cichello arrabbiato, non c'è gioco di squadra, sentiamolo. Purtroppo molto amareggiato per il risultato, sapevamo che Sora ha 2 giocatori che oggi ancora lo hanno dimostrato, hanno fatto una partita straordinaria sia Petkovic che Joao, e noi quando abbiamo avuto l'opportunità di riaprirlo, portarla la gara verso il nostro nel secondo set, l'abbiamo sprecato, lamentabilmente ancora una sconfitta tie break, la rabbia che ho è che non sono riuscito a trasmetterle come si gioca a squadra. Quello è lo che mi pesa, sono assolutamente io il responsabile di non convincerli che i singoli non vincono. Loro hanno fatto delle ottime situazioni e noi in momenti che avevamo la partita in mano non siamo riusciti a prenderla. Complimenti a Sora e noi continueremo a lavorare perché ancora manca per tentare di continuare a lottare, la squadra lotta ma se deve vincere. Bene, siamo in chiusura, concludiamo con una triste notizia perché si è spento a 80 anni Fausto Maria Carignani, personaggio molto noto a Siena, avendo ricoperto le cariche di presidente di Asso Industria, Rotary Club di Siena, dell'aeroporto di Ampugnano, nonché vicepresidente della Camera di Commercio senese. Verace contraraiolo della Tartuca, lascia 3 figli, Margherita, Provenzano e Viola. Da parte della redazione di Radio Siena TV, le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Bene, siamo in chiusura, l'appuntamento come di consueto con il meteo, poi
a seguire il lunedì del villaggio con il nostro Raffaele Ascheri, poi la replica del nostro TG e alle 22.45 vi riproporremo la gara di volley tra Sora e la Emma Villas Siena. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata. Buonasera a tutti dalla sala metro del Consorzio Lamma. Cominciamo dal vedere la situazione a grande scala prevista per la giornata di domani. Vediamo come un vasto campo di alta pressione, un anticiclone, tende a interessare l'Europa e anche l'Italia e lo farà per tutta la settimana, quindi garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Andiamo a vedere il dettaglio per la giornata di domani. Poco da dire, cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli, mari nel complesso mossi o poco mossi, temperature minime in diminuzione, farà freddo la mattina, nelle prime ore del mattino, con gelate diffuse sulle zone interne, nel pomeriggio valori intorno a quelli di oggi, intorno ai 13-15 gradi in pianura. Anche la successiva giornata di mercoledì non vedrà grossi cambiamenti, ancora alta pressione, tempo stabile e soleggiato, venti deboli orientali, temperature sotto zero durante la notte e la mattina, in aumento leggero durante il pomeriggio, sempre intorno ai 13-15 in pianura. Bene, con questo direi che è tutto, vi auguro ancora una buona serata.